Nel corso di un attivo regionale, il Partito Socialista Abruzzese ha incontrato ieri pomeriggio a Pescara, nei locali della Fondazione Abruzzo Riforme, il candidato presidente della Regione Abruzzo per il centro-sinistra, Luciano D'Amico. Un modo per condividere le idee in vista della prossima sfida elettorale e per ribadire la convinzione che il partito ha, cioè che D'Amico sia la miglior scelta possibile per sfidare il governatore Marco Marsiglio. Secondo il segretario regionale Giorgio D'Ambrosio, i socialisti abruzzesi del PSI svolgeranno un ruolo di attivo protagonismo in occasione delle prossime elezioni regionali, con idee e proposte e candidature valide per creare le reali condizioni di una rinnovata presenza socialista nelle istituzioni regionali. L'attivo di ieri è stata anche l'occasione per lanciare in Abruzzo la campagna di raccolta firme promossa dalla direzione nazionale del PSI e dal segretario nazionale Enzo Maraio sulla sanità, sulla dignità nel lavoro, sul diritto allo studio, sul ripristino delle preferenze in tutte le elezioni e sull'energia pulita. È stata una serata ricca di interventi, una partecipazione di tutte e quattro le province di buon auspicio. Noi l'abbiamo sostenuto sin dall'inizio, eravamo e siamo convinti che fosse il candidato migliore, sicuramente ci porterà la vittoria. Per far sì che l'Abruzzo abbia finalmente una guida seria, autorevole e possa far uscire dalle secche della crisi. È stato particolarmente importante potersi confrontare, poter dibattere insieme delle soluzioni con cui in qualche modo convincere gli abruzzesi della bontà della nostra proposta, cosa che faremo e sono certo gli abruzzesi apprezzeranno molto.